Buongiorno ragazzi, ecco oggi vi voglio leggere, non so quanto tempo ho, 3 e un quarto, benissimo, vi voglio leggere un articolo di Diego Zucca. Ok, chi è Diego Zucca? Diego Zucca è un corrispondente della Russia per Toscana Today. Poi metterò il link in descrizione sotto il video, dopodiché l'articolo lo potete trovare sul suo sito, cioè sul suo pagina Facebook Diego Zucca, oppure un attimino, eccolo qua, sul gruppo Facebook Italiani in Russia, gruppo che vi consiglio di andare a iscriversi e di spulciare nel senso buono, insomma, ok? In quanto pubblica articoli molto interessanti per quanto riguarda la Russia, e voi che mi scrivete guardandovi il canale, mi chiedete molte cose. E quindi le troverete anche confermate appunto sia anche sul gruppo, in questo caso Italiani in Russia, come altri comunque gruppi, ok? A riguardo la Russia, visto che non è l'unico gruppo. Comunque Italiani in Russia, ho anch'io l'iscrizione. E lo trovo molto molto buono comunque per avere notizie, e soprattutto l'importante è affidabile, quindi niente fake news. Dunque, niente, andiamo all'interno. Diego Zucca scrive: stavolta parlo della Russia, in particolare Mosca e dei suoi cambiamenti negli ultimi anni. Siete d'accordo con quanto scritto? Non siete d'accordo? Mi piacerebbe sapere i vostri pareri. Chi invece ama la Russia ma non ci vive, un breve articolo per immergersi nell'atmosfera di questa città e di questo sconfinato paese. Ok? Bene. Allora, il titolo è Mosca tra passato e presente, by Diego Zucca, di Diego Zucca da Mosca. Metropolitana e trasporti. Lo snellimento della burocrazia, robot per strada, una città proiettata nel futuro. A volte mi hanno chiesto: ma in Russia avete la cassa nei negozi o avete ancora i pallottolieri? Oppure, ma in casa avete la TV a colori? Non so che idea abbia la gente della Russia. Certo è un paese con molte contraddizioni e talmente grande che è difficile fare paragoni tra Mosca e posti sperduti in Siberia. A entrambe le domande rispondo con certezza. A Mosca e in quasi tutta la Russia ci sono le casse, che prendono le carte di credito e addirittura puoi pagare mettendo il telefono sul terminale. Però una volta, circa 8 o 9 anni fa, in una cittadina piccolissima vicina a Kargopol, nel nord del paese, mi sono imbattuto in uno di questi fantomatici pallottolieri. La ragazza era molto abile a contare, mentre io ho pagato senza capire nulla. Ci sono le TV? Sì, ci sono le televisioni al plasma, grandissime, schermo piatto, alta definizione, addirittura c'erano 4D o 5D, tutto ultramoderno. Questo antefatto per dire che la gente si immagina Mosca ancora come era negli anni Ottanta. L'evoluzione di questa città non conosce limiti. In 13 anni ho visto cambiamenti in meglio, tecnologici, burocratici, edili e di trasporti, una città che vive proiettata nel futuro e che cerca di migliorarsi costantemente. Partiamo dal sistema della metropolitana. Credo sia la migliore del mondo in quanto a funzionalità,
se la gioca con il Giappone, sicuramente lo è in quanto a bellezza. Ogni stazione è un'opera d'arte. Nelle ore di punta passa un convoglio ogni 30 secondi circa, incredibilmente sono sempre pieni. Nei momenti di calma ogni 2 minuti circa. La sera tardi ogni 5 minuti circa. La notte chiude per 4 ore. La rete era già perfetta, ma con l'ultimo sindaco si sono messi d'impegno per collegare tutta Mosca e anche le cittadine vicine a questa grandissima rete. Ogni anno aprono nuove stazioni, nuove linee, i convogli nuovi e silenziosi stanno sostituendo quelli vecchi e rumorosi. Allora, ragazzi, a Mosca vi consiglio di andare a visitare le stazioni di Mosca. Quando sarete lì, informatevi perché ci sono delle opere d'arte, ragazzi. Alcune stazioni di Mosca sono veramente delle opere d'arte con degli anfitrioni immensi. Bene, ragazzi, andiamo avanti. Stessa cosa con i treni. La Russia c'è una bella distinzione tra treni veloci o interregionali che chiamano Poezd e treni regionali che chiamano Elettrička che collegano i vari paesini. I treni regionali non hanno neanche il bagno, se ce l'ho, se c'è non l'ho mai visto, ma le distanze che coprono sono anche di oltre 3 ore. Questi treni stanno però scomparendo, lasciando il posto a nuovi treni ultramoderni molto confortabili, comprese USB, per caricare gli smartphone durante il viaggio e con il bagno. Una caratteristica dei treni a lunga percorrenza sono i vagoni letto. Ci sono i coupé vagoni con camere single o quadruple. Ho fatto un video che vi ho fatto vedere anche il bagno. Comunque, cabina quadrupla. All'interno di una cabina quadrupla, appunto. O c'è quella che chiamano Platzkart. Lì siamo tutti insieme, uomini, donne, bambini, su letti a castello senza divisorie. Ognuno, appena parte il treno, tira fuori da mangiare e il vagone si riempie di ogni tipo di profumo, non necessariamente buono. Poi ho un contenzioso con ti spiazzo in due, specialmente io non so se altri italiani quando comprano lo sgumbria affumicato, sgombro affumicato, apriti cielo, io l'ho vietato a casa mia perché l'altra volta l'ha comprato, non è affumicato, però ti spiazzo in due, niente, voleva farlo, ma niente, purtroppo lei ci tenta di comprarlo, però poi o lo deve regalare, se no lo deve buttare via perché veramente è troppo, troppo forte. È una affumicatura, capisco, però a me sembra. Avete presente quando prende fuoco una fabbrica di polistirolo? Ecco, tu dai fuoco a una fabbrica di polistirolo, prendi il pesce e te lo affumichi lì, uguale. Terribile, a mio avviso, ragazzi. È una cosa che mi dispiace. Io lì getto la spugna, come si suol dire. È troppo forte di me, ecco. Quindi capisco appunto i profumi all'interno della Plascarta. Dunque, però è un'esperienza che consiglio vivamente. Si fa amicizia con tante persone, qualcuno ha sempre giochi di società e dovete fare in fretta. Voci dicono che anche queste stiano sparendo per far posto ai coupé. Anche per quanto riguarda gli autobus e i minibus, in russo marshrutka, è tutto cambiato, scusate la mia pronuncia. Questi minibus sono quasi del tutto spariti da Mosca, fuori ci sono ancora. È un po' dispiace perché sono comodi. Facevano lo stesso giro degli autobus che altrimenti erano troppo pieni. La cosa odiosa di questi minibus era il pagamento. Tutti entravano,
E chi si sedeva dietro l'autista doveva fare da cassiere, passando i soldi e distribuendo i resti a tutti gli altri passeggeri. Per me, che soffro di mal d'auto, era una tortura. Nei posti in fondo ho la nausea, e in quelli in cima me la facevano venire toccandomi in continuazione la spalla per passare le monete. Ora anch'io ho fatto i video sui minibus a Sochi, comunque lì è un attimino diverso. E quindi credo, normalmente si sale dal posto posteriore, anche dal posto anteriore, comunque si paga prima di scendere davanti. Ok, evidentemente ogni città poi comunque ha i suoi modo d'uso, diciamo. Ok, anche gli autobus sono moderni, elettronici, puoi vedere in diretta su un'applicazione tra quanto arriverà il tuo o se conviene prendere l'altro e poi fare un pezzo a piedi. Ok, un'altra cosa che ho avuto modo di apprezzare sono le bici, i monopattini elettrici a noleggio. Sono ovunque, il servizio è anche economico oltre che funzionale, molto in voga anche il car sharing. Il proprietario e inventore di questo servizio è un italiano. Sul cellulare cerchi e ti fa vedere dov'è l'auto più vicina a te, paghi solo il servizio, davvero spiccioli al minuto. Il resto, parcheggio e benzina, tutto spesato, davvero comodo in una città come Mosca. La burocrazia, quando sono arrivato, era nettamente più pesante. Foglie, scartoffie e documenti da scrivere con la stessa penna. Non dello stesso colore, ma proprio la stessa, perché se cambia tonalità possono farti riscrivere 4-5 pagine di modulo. Ragazzi, è vero, eh? Ora si fa tutto tramite computer. Ci si iscrive, il giorno stesso si va e si ritira il documento. Tutto è snellito per i russi. Per gli stranieri resta ancora un bel po' di burocrazia. Per gli stranieri ancora la carta da compilare, l'ancheta e quelle cose lì. Ok, appena. Ok, andiamo avanti, almeno Sochi. Anche l'evoluzione edile non conosce confini. Hanno buttato giù molti vecchi palazzi e 5 piani per costruire modernissimi palazzi a 25 piani. Alle persone cui viene buttata giù la casa viene data una casa più grande o di ugual misura. Se nella casa erano registrati due nuclei familiari, a seconda del caso, possono essere dati due appartamenti. Qui io confermo tutto l'articolo, eh. Gli enti pubblici, tipo ospedali, poliambulatori, scuole, sono stati completamente ristrutturati nel giro degli ultimi 5-6 anni, diventando delle strutture all'avanguardia, molto più grandi ed efficienti. Almeno c'è la sensazione che i soldi che il governo stanzia per queste strutture vengono usati davvero. Grazie a tutti questi cambiamenti, la città è sempre più moderna e proiettata verso il futuro, con centri commerciali super moderni e grandissimi che sono apparsi come funghi negli ultimi anni. Andate a vedere i video sul mio canale, sul Moremol. Ok? Quindi, quando mi pongono delle domande di cui parlavo all'inizio, dentro di me sorrido, pensando al cambiamento che ho visto con i miei occhi in 13 anni e che non accenna assolutamente a fermarsi. A questo proposito, stavo camminando per la strada quando mi è passato accanto un cestino con le ruote e una bandierina con una lucina rossa. Era un robot di Yandex che portava la spesa o altre cose. È chiuso ermeticamente, credo si apra con codice. Effettivamente si apre con codice. A casa delle persone. Sono sicuro che se lo avessi provato a prendere si sarebbe messo a suonare come un pazzo, ma non amo rischiare. Dopo poco ne ho visti passare altri tre e ho pensato, altro che pallottoliere o TV di cartone. Qui siamo nel futuro. Ok, ragazzi, fine dell'articolo. Bene. E io posso confermare tutto quello che scrive l'amico.
In effetti anche soci monopattici che ho fatto anche, mi sono anche chiesto come vengono ricaricati, com'è l'uso, e più avanti lo faremo, però se voi, so che ci sono anche in Italia comunque, moltissimi russi, moltissimi soci, qualcuno, ne ho visto qualcuno in Italia, in qualche città di provincia, veramente. In Russia tanti, tanti, tanti associati, tanti, 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 e non so come vengono caricati, perché mi domando, perché ne vedo anche di, tra virgolette, abbandonati in qualche zona periferica, ma come si caricano con il pensiero, non lo so, ecco. E niente, questa è una domanda. Se per caso qualcuno di voi conosce il sistema, qualcuno tra voi più giovane, può scriverlo, mi farà anche piacere, così imparo qualcosa. Io so che in Italia ce n'era uno, tra virgolette, abbandonato in un posto, ok, diciamo fuori dal contesto, magari dove c'era un parcheggio di appunto questi, come si chiamano? Monopattini, ho provato a toccarlo e ha cominciato a urlare come un'anatra. Ho detto: mamma mia, adesso chissà che mi vengono a cercare. E mi sono aspettato quei, come si chiamano, degli occhi, telecamere volanti che mi. Ok, roba da cerchiamento proprio, ho detto adesso, mo, che faccio? Sto fermo? Mi sono immaginato una scena da proprio veramente Odissea nello spazio. E invece dopo, insomma, sono stato fermo lì un attimo, ho detto mo adesso. E niente, dopo 20 secondi mi sono incamminato tranquillo. Ho detto se viene appunto qualche drone che mi accerchia, oppure qualche auto della polizia che mi blocca come un rapinatore. Pazzesco, ragazzi, ho detto non farò più queste bambinate. E niente, la curiosità era tanta. Sì, in effetti penso che se tocchi un robotino da Yandex, qualche cerchiamento in 30 secondi, credo che. Dai, in Russia, credo che va bene, dai. Ragazzi, grazie che supportate il canale. E niente, mettete un like, commentate pure sotto i video e al prossimo video, appunto. Ragazzi, statemi bene, vi voglio bene e niente, restiamo in contatto.